Ciao bellissimi, come state? Era un pochino che non portavo più un video su questa spaventosissima creatura di nome Siren Head. Ci ho dedicato molti video a questa creatura, molto spaventosi, uno più spaventoso dell'altro. Ma quest'oggi, ragazzi, siamo arrivati a decidere se questa creatura è vera oppure no. Sarà l'ultimo video di Siren Head? Credo di no. Però, ragazzi, ci tenevo molto a fare questo video. Quest'oggi andremo a vedere alcuni avvistamenti fatti in foto. E ragazzi, partiamo con un riassunto. Siren Head è una creatura alta 12 metri, molto magra, ossoso, e che, ragazzi, emette un suono dalle sirene che ha. Non si sa se emetta il suono delle sue ultime vittime oppure solamente il suo suono. Si trova nelle zone rurali ed è ovviamente una leggenda metropolitana. E ragazzi, andiamo con il primo avvistamento. Ciao, scusate se sentite qualche urlo, vi consiglio di spegnere le vostre luci e di sentirmi, perché ragazzi, questo sarà un video più che serio. Buona visione. Nella prima foto, ragazzi, abbiamo una normalissima foto, ragazzi, e guardate, due piedi giganti, due mani, la figura qua tagliata probabilmente per delle interferenze, perché Siren Head, ragazzi, trasmette pure delle interferenze a contatto con la telecamera. Quindi, ragazzi, per me, scusate il segno blu qui, per me, ragazzi, questa foto, vi devo dire la verità, mi sembra piuttosto reale. Se devo dare un voto da 1 a 10, vi do un 6, perché comunque è una leggenda, ragazzi. Quest'altra foto, ragazzi, pure sembra di stare in un bosco normale. Scusate se avete un'altra immagine. Sembra di stare in un bosco normale, ragazzi, dove non c'è niente, dove sembra non esserci niente, una cosa libera. Ma ragazzi, se andate ad ingrandire l'immagine, guardate cosa esce fuori: il corpo di Siren Head. Questa immagine, ragazzi, secondo me si merita pure lei un bel 6, ragazzi. Quest'altra foto, ragazzi, secondo me è una delle più realistiche. Non è la prima volta che l'ho vista, e io, ragazzi, ci credo dalla prima volta. Il corpo di Siren Head. Ragazzi, secondo me questa foto è reale, anche perché, ragazzi, vedete dove sta l'uomo che copre metà del piede di Siren Head, ragazzi. Quindi, secondo me, ragazzi, questa foto si aggiudica un voto di 6,5, ragazzi. Fino a mo', ragazzi, il punteggio è molto alto. Quindi, secondo me, ragazzi, in qualche zona rurale potreste trovare questa creatura. Ovviamente, ci tengo a specificarvi che è una leggenda, non si sa se esista qualcosa. Si dice che sia creata da un uomo che non mi ricordo bene il nome. Però, ragazzi, queste foto veramente non sembrano tanto finte,
anche per fare dei montaggi del genere, ragazzi, ci dovrebbero impiegare molte, ma molte ore, anche molti giorni. E passiamo a un'altra foto di Sirenet. Questa, ragazzi, forse è una delle foto che mi ha inquietato di più, ragazzi. Sirenet. Purtroppo, ragazzi, il tipo che l'ha fotografata non ha fotografato bene l'altra sirena. E ragazzi, fidatevi che questo qua è un segno che potrebbe essere reale. In un bosco, ragazzi, molto alto. Ragazzi, più di un albero. Quindi, ragazzi, anche questa foto non è da escludere. Ci sono stati piccoli problemi, ma comunque, ragazzi, rieccomi qui. Quindi, ragazzi, io sono arrivato ad una decisione molto importante. Io, ragazzi, a Sirenet non ci credo assai, però, ragazzi, da quello che dicono queste foto, ragazzi, io inizio a pensare che secondo me un 6 ci potrebbe stare, ragazzi. Ecco, il 4 che rimane sospeso è perché potrebbe essere anche una leggenda, anzi molto probabilmente leggenda. E ragazzi, quindi mi sa che abbassare il voto a 5, ragazzi. Un 5, so che ho dato voti alti, ma ragazzi, sono arrivato alla decisione che secondo me, ragazzi, Sirenet esiste 5 su 10. Ditemi la vostra. Io, ragazzi, vi ho mostrato certe foto che veramente mi hanno fatto paura quando le ho viste per la prima volta. Fatemi sapere cosa ne pensate. Like, iscrizione e campanella per nuovi video di Sirenet.